Salve a tutti, ben ritrovati con The Omnivis, nuova puntata, nuovo episodio e nuova esperienza per la nostra rubrica. Oggi con noi abbiamo Maria Ada. Ciao Maria Ada, presentati Ciao, pure. ciao Salvatore, ciao a tutti. Presentati, Ok. ti do già il via libera direttamente, nel frattempo mi sei andata la luce. Ti do il via Ok. libera e parla, raccontaci un po' quella che è stata la tua esperienza e la tua situazione Ok. concorsuale, come sei arrivata a conquistare la tua idoneità o vincita Ok, e raccontaci perfetto. rapidamente. Allora, allora, diciamo che il settore dei concorsi pubblici l'ho seguito più o meno da quando mi sono laureata. C'è da dire questo che però diciamo che il mio atteggiamento era quello di molte persone che si iscrivevano in palestra e poi non si andava, e poi non ci andavano, cioè si iscrivevano e poi non ci andavano. C'è da dire anche che fino a qualche anno fa concorsi ce n'erano pochissimi. Ho fatto magari qualche tentativo circa una decina d'anni fa, facevo le preselettive e poi venivo bocciata, oppure magari la procedura veniva annullata in autotutela. Nel 2018 è ripresa un po' la stagione concorsuale, però anche lì mi è capitato di iscrivermi e poi nel frattempo trovavo lavoro e quindi poi non riuscivo ad avere ritmo nello studio e quindi cadevo nell'errore di non sentirmi abbastanza preparata e di non sentirmi abbastanza preparata e quindi poi magari non mi volevo neanche mettere in gioco. Ad Quindi un diciamo certo non era punto. una tua priorità prima del 2018 fare i concorsi, lo facevi magari più che altro perché speravi in un buon risultato che poi però senza preparazione non arrivava. No, 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 non arrivava. Quando poi alla fine, l'anno scorso, dopo un'esperienza presso una società partecipata che poi si è conclusa dopo 2 anni per, diciamo, limiti entro cui potevo massimo rimanere, lì poi mi sono, diciamo, come posso dire, decisa ad affrontare seriamente i concorsi pubblici. E cos'è capitato? Ho avuto anche l'occasione nei vari gruppi Telegram, perché nel frattempo si è sviluppato anche questa nuova piattaforma che si chiama Telegram. Si parlava proprio di Simone Chiarelli e ho iniziato a seguirlo e ho deciso di mettere in pratica tutti i suoi consigli, fino a quelli anche più, diciamo, che possono sembrare più bizzarri, come anche quello di svegliarsi alle 4 della Sei mattina riuscita ad per applicarli studiare. tutti? Allora, per un po' alle 4 della mattina, fino a che, diciamo, mi ha sostenuto il fisico, l'ho fatto. Per Sono quanto tempo sei riuscita. riuscita più o meno a tenere questi ritmi? Allora, ho incominciato a luglio fino a febbraio, Ah, complimenti. sì, fino a febbraio, dove poi ho dato una serie di prove. Nel frattempo ho detto, sai che c'è, mi metto in gioco per i concorsi e già da luglio ho iniziato a fare domanda Ascoltami, lo svegliarti alle 4 di mattina per un periodo così lungo tra luglio e febbraio ti ha portato dei vantaggi anche nella preparazione? Sei riuscita a trarne dei vantaggi? Allora, diciamo che ovviamente svegliarmi alle 4 voleva dire arrivare già alle 9, alle 10 della mattina, perché nel frattempo ero disoccupata, che comunque mi ero fatta una grossa parte di programma. Voleva dire che mi ero vista comunque tutta una video lezione, perché nel frattempo ho deciso anche di acquistare i corsi della Omniavis, e comunque voleva dire vedermi in blocco una video lezione, perché di solito
Le lezioni di Simone sono tra mediamente le 2 ore e mezza e le 3 ore, quindi riuscivo a vedere con una videolezione dall'inizio alla fine e poi comunque magari dedicare anche quel tempo a fare i quiz, a fare anche i quiz commentati. Cioè io non, diciamo la verità, in un primo momento mi è capitato di fare anche qualche quiz non commentato, però quasi da subito ho deciso di abbandonarli. Perché ho deciso di dedicarmi più alla qualità, quindi alla tecnica di risoluzione dei quiz. E devo dire che questa cosa ha pagato perché a novembre ho affrontato la mia prima preselettiva e l'ho passata subito senza neanche tantissimi errori, cioè mi sono piazzata 19esima su 64 che poi dovevano essere ammessi agli orali. Poi, ovvio, cioè, ci sono mi sono iscritta anche a più prove, quindi ci sono state altre prove in cui ovviamente ci sono stati anche i fallimenti, però non mi sono lasciata abbattere, ho comunque continuato a studiare. Altra cosa veramente importante, fin da subito ho trovato una collega con cui ripetere. È una cosa Guarda, che sinceramente consiglio. ti fermo un attimo, innanzitutto perché ti volevo fare i complimenti per la Grazie. caparbietà del riuscire a svegliarti alle 4 pur essendo tu disoccupata, quindi non avendo un lavoro. La maggior parte delle persone che solitamente riescono a studiare e non hanno un lavoro tendono a svegliarsi più tardi perché appunto non sono occupati nel corso della giornata. Invece tu hai avuto questa grande caparbietà per così tanto tempo che secondo me ha inciso in maniera positiva anche nello sviluppo dei tuoi quiz, cioè nello Sì, sviluppo della tua preparazione e poi nell'affrontare i tuoi quiz. Non è certo. stato soltanto una capacità di gestire tecnicamente i quiz, ma è forte anche, sicuramente avrai migliorato da questo punto di vista, ma è successo qualcosa? Aspetta. No, ti sento, ti Ok, sento. scusami. No, dicevo, non soltanto la capacità dei quiz, la capacità della tecnica nel riuscire a utilizzare, a risolvere i quiz, ma sicuramente questa sarà stata accompagnata anche da una buona preparazione. Ok, Dopodiché, vai, continua. allora diciamo che è stato anche importante per me trovare fin da subito, perché una cosa che consiglio vivamente Simone è anche di trovare una persona con cui ripetere, perché lì ci si corregge a vicenda e poi soprattutto guardandosi negli occhi si capisce anche magari dove si sbaglia, magari. Che ne so, anche il fatto di, anche la cosa più stupida, tipo parlare sopra, cioè anche interrompere l'altro, non essere magari corretto nell'esposizione, urlare troppo, ti moduli. Altro consiglio che può sembrare bizzarro, che ho deciso di seguire, è stato quello di videoregistrarmi mentre ripetevo, perché anche quello è importante, perché poi ti rivedi. E anche lì dici, ma che postura sto assumendo? Cioè, cerchi anche di modulare eventuali inflessioni particolari, eventuali movimenti che puoi avere come linguaggio del corpo. Oltre chiaramente a Poi, riascoltare anche quello che dici per capire se lo hai detto in certo. maniera corretta, quindi hai una simbiosi tra audio e video. Sì. Certo, poi un altro consiglio che ho seguito di Simone è stato quello della redazione dei decaloghi, però cosa ho fatto? Sì, mi sono ascoltato i suoi decaloghi su YouTube, li ho seguiti, però cioè, non è che li ho seguiti a memoria, li ho usati poi come traccia per stilare i miei decaloghi, perché. Un'altra cosa che lui dice, cioè quando lui dice dei decaloghi, sì, ok, prendeteli, ma sono uno spunto. Ve li dovete poi fare voi i decaloghi. Poi Questa cosa ti ha il bel. dato dei vantaggi. Questa cosa ti ha Sì. dato dei vantaggi. Ascolta, tu prima hai detto che arrivava anche qualche insuccesso mentre facevi le varie preselettive. Qual era il tuo stato d'animo subito dopo che sapevi di non essere riuscita a superare la prova?
Allora, dico la verità, diciamo che sapevo in certi casi, diciamo che avevo anche la consapevolezza di andare con una preparazione non ottimale. Una prova mi è capitata, una redazione di un atto, l'atto che è uscito, cioè già da subito avevo capito di non averlo fatto in maniera ottimale e ok. Un'altra prova che avevo fatto c'era il tema, speravo di aver portato il risultato a casa, ma anche lì una delle due tracce non era eccelsa ed evidentemente alla commissione non è piaciuta. Però, cioè, poi ovviamente si ripartiva. Un'altra preselettiva che non ho passato, ho avuto la fortuna poi di potermi rivedere il compito. Quindi cosa abbiamo fatto con un'altra collega? Erano dei quiz. Ci siamo viste, ci siamo fatte, come posso dire, una revisione pari a pari, io il suo quiz, lei il mio quiz, abbiamo detto ok, dove abbiamo sbagliato? Perché magari lì eravamo calme, anche lei è una collega che, cioè, comunque applicavamo insieme le tecniche, abbiamo detto ok, dove abbiamo sbagliato? Cioè, usare anche questi insuccessi quando c'è la possibilità, soprattutto di rivederti il compito, cioè si guarda e si migliora. Cioè, prenderlo comunque come Assolutamente sì. un'esperienza. Ok. E poi alla fine, e poi un'altra cosa che ho fatto, approfittando del fatto che avevo tempo libero, seguivo veramente qualsiasi iniziativa di Simone, cioè lui faceva i video commenti alle ore più strane della mattina e io ero lì, cioè, e Ok. io l'ho seguito, cioè non mi sono proprio persa nulla, mi sono, ho fatto, cioè, sono stata super assidua ai quiz, alle dirette dei quiz. Il periodo che ha ripreso a fare i TG, seguivo i TG. Una fedele seguace, insomma. Sì, sono stata, diciamo, un membro molto attivo e dirò di più, è stato molto utile anche, ad esempio, i vari gruppi Telegram creati dalla Omniavis, perché lì comunque ti confrontavi con i colleghi e quindi anche poi sentire del collega che ce la faceva, magari anche non proprio al primissimo colpo. Poi ti davo anche l'incoraggiamento. Fatto sta che poi alla fine sono arrivata all'orale della prova che ho fatto e ho estratto le mie domande e lì comunque ho iniziato a ripetere, ero abbastanza tranquilla. Però un'altra cosa anche lì, per quanto riguarda l'orale, lì ho avuto la fortuna di poter, diciamo, mettere in ordine le domande. E anche quella è una grossa fortuna, perché lì poi più o meno te le organizzi. Si parte ovviamente da quella dove sai che rendi di più, ti lasci al centro la più difficile, poi concludi con quella dove più o meno sai. Poi vabbè, sono stata anche fortunata che c'era il presidente della commissione che, tra virgolette, spezzava per vedere anche come ragionassi tu. Quindi lì c'era anche tra virgolette, un aiuto. E lì c'era anche, tra virgolette, Magari la capacità anche di fare collegamenti tra un argomento e l'altro, tra un istituto e sì, l'altro. Il presidente certo. magari aiutava da questo punto di vista, perché solitamente la commissione, quando interrompe, tende a capire se sei brava a saltare da un istituto all'altro e a trovare anche i collegamenti tra un istituto e l'altro. Sì. E poi cosa è accaduto? Questo concorso sono risultata idonea. Era un Ero concorso per categoria C di sì, amministrativo, tecnico. Ok. istruttore amministrativo ed In un era ente per un locale o. ente locale in una città metropolitana. Ero istruttore amministrativo in un ente locale, era un concorso anche per titoli, quindi sono sincera, sono andata
veramente dico, se che c'è, cioè, vado per allenamento, tanto è per un solo posto, Tu chi non se ne avevi importa. studi pregressi in ambito giuridico, economico? Allora, la verità, ho una laurea in scienze politiche e indirizzo economico, quindi l'esame di diritto amministrativo l'ho dato, guarda, nei primi anni 2000, quindi comunque la 241 l'avevo La vista. conoscevi, sì. La conoscevo, poi ovvio ho dovuto un pochino resuscitare, più che altro non conoscevo il diritto degli enti locali perché non esisteva nel mio piano di studi e altra cosa, ovviamente non avevo sostenuto l'esame di contabilità di Stato, io mi sono laureata nel 2006, quindi molto prima di quella che è l'armonizzazione. Quindi comunque per la contabilità degli enti locali me la sono dovuta studiare. Studiare ex novo. Sì, Ok. me la sono dovuta riprendere in mano. E ovviamente sono arrivata a 17ª perché era un concorso anche per titoli. Quindi l'unico titolo che avevo era la laurea. Per quanto avessi fatto un buon orale con 27, lì poi ovviamente con la sommatoria dei punteggi non eccellevo perché avevo colleghi con molti più titoli di servizio di me, però ho comunque proseguito e ho comunque nel frattempo proseguito con altre prove concorsuali. Fatto sta che a un certo punto esce il PIAO di quest'ente che prevede l'assunzione di 15 persone e mi sono detta sì, ma io comunque sono comunque 17esima, cioè non mi sono stata a fare, diciamo, aspettative. Altra cosa che veramente viene consigliata: sì, ok, buona l'idoneità, ma non ci si ferma fino alla firma della presa in servizio, fino alla firma del contratto non ci si ferma. Tu nel frattempo avevi conquistato altre idoneità, Sì, altre... ho conquistato nel frattempo ho conquistato nel frattempo anche delle altre idoneità. E cos'è accaduto? Che hanno iniziato comunque a chiamare e c'è da dire la verità, ci sono state delle rinunce. Cioè io mi aspettavo sinceramente più a una cessione della graduatoria perché l'ente di cui si parlava ha veramente un grosso fabbisogno di personale, quindi io mi aspettavo più la mail esplorativa dall'ente che avrebbe poi rilevato la graduatoria. Invece no, fatto sta che a me il 29 maggio mi è arrivata una prima chiamata, un primo passaggio informale da parte dell'ente che mi aveva chiesto la disponibilità per il 16 giugno, a cui poi il 1º giugno è seguita la PEC di presa in servizio, quindi ho effettivamente preso servizio ho preso servizio poco più di un mese fa E qui ti stai per trovando questo bene evento. adesso? Dimmi? Ti stai trovando bene nel momento? Sì, mi sto ambientando, mi sto Qual è ambientando. stata la soddisfazione che hai provato quando hai ricevuto il primissimo avviso da parte dell'ente? Se ti sei sentita appagata di tutti i sacrifici che hai fatto, di tutte le difficoltà che hai incontrato? Allora, sicuramente sì. Guarda, sicuramente è certo, è stata una grossa soddisfazione e una grossa sorpresa ricevere la chiamata dell'ente. Cioè, lì, perché sinceramente non me l'aspettavo, non mi sono fatta alcuna sovrastruttura e alcuna aspettativa. Ed è importante non farsi aspettative, è importante via via comunque proseguire con il proprio percorso. Poi, ovvio, sì, ci sono gli scorrimenti di graduatoria, ma non darli neanche, cioè consiglio vivamente di non darli mai per scontati. Anche perché Perché? chi è idoneo non Sì. obbligatoriamente deve essere chiamato No. dall'ente come invece lo sono i vincitori. La legge Sì. prevede che il concorso vengano obbligatoriamente chiamati vincitori, mentre gli idonei
e possono anche non essere chiamati. Poi è anche vero che fa bisogno, come hai detto bene tu, fa bisogno degli enti personali in questo periodo storico è abbastanza importante, quindi anche essere idonei delle volte agevola e facilita questa situazione. Certo. Bene, Maria Ada, io ti faccio le mie più grandi congratulazioni, Grazie. anzi ti faccio le mie più grandi congratulazioni, perché io credo che il risultato che hai raggiunto non è frutto del caso, ma è frutto appunto di un tuo studio, di una tua immersione nel mondo delle materie. E proprio nel cercare di affrontarle, come hai detto tu, con qualità, cercare di capire e adottare delle buone abitudini che comunque ti hanno accompagnato per un po' di tempo nella formazione. Quindi questo sicuramente ti ha dato una grossa mano e ti ha portato poi anche a raggiungere l'obiettivo che hai ottenuto. Detto questo, io ti faccio veramente le congratulazioni e ti ringrazio per averci fornito i tuoi spunti, le tue opinioni, i tuoi punti di vista che sicuramente tornano molto utili. Ti ringrazio anche per la semplicità con cui ti sei esposta e con la chiarezza dei punti più importanti, perché hai fatto capire benissimo quello che ti è servito per la tua formazione. E ti saluto, ringrazio tutti. Vuoi concludere con qualcos'altro oppure se salutiamo e rimandiamo anche gli amici che stanno guardando alla prossima intervista. Ok, allora l'ultima cosa che magari mi sento, allora, che magari mi sento di consigliare cioè fare come ho fatto io, poi ovviamente in base anche alle disponibilità di tempo, Cioè ci sono stati tutta una serie di dirette gratuite sul canale YouTube che secondo me hanno avuto un valore aggiunto grande, quasi, ovviamente quasi perché ovvio una cosa gratuita non avrà mai lo stesso valore di una cosa che paghi, quasi quanto le dirette a pagamento, cioè anche durante le dirette dei quiz sono stati dati tanti consigli e tante tecniche, cioè che poi si sono rivelate veramente, veramente efficaci. Benissimo, perfetto. Allora, Sì. grazie Mariada e ancora congratulazioni, in bocca al lupo per Grazie. la nuova avventura. Viva E Luca. io ringrazio le persone che ci hanno ascoltato, che ci hanno seguito fino ad ora e li invito alla prossima intervista di The Omnivist. Ok. Sì. Grazie e ciao a tutti. Ciao.